dell'ora in cui vedete questo video faccio questo video facendo tre mh, corpose premesse una che lo sto registrando in quanto mi sono accorta grazie a uno spettatore che mi ha fatto un commento adesso mi sfugge il nome, potrei cercarlo eh, che in pratica eh, avevo registrato un video con strategie per poter giocare eh, in maniera vincente ma in realtà io stupidamente ho condiviso il video precedente, cioè un doppione. C'erano due, due video 11 invece che l'11 e il 12, quindi questa è la prima cosa. La seconda, la seconda cosa è che eh, per poter. Salvatore Izzo mi ha. non trovo il video successivo dove spieghi la tua strategia. Eh, la rimbambita il video dove spiegavo la strategia, per sbaglio ho caricato il precedente. Seconda premessa è che per poter seguirmi dal punto di vista matematico dovreste seguire il video. Che ho fatto in precedenza, dove innanzitutto spiego che cos'è la speranza matematica di un gioco, eh, la legge dei grandi numeri, eh, queste cose soprattutto. E la terza premessa che faccio è che io in questo video non ho intenzione, cioè non sono delle mie idee, mm, si basano un pochino sulla matematica, certo, ma sono delle mie idee delle mie personali. Ok, allora dunque. Innanzitutto partiamo con, questa, con questo esempio che volevo fare, la legge dei grandi numeri, quindi la speranza matematica si basa sulla legge dei grandi numeri. Io vi ho detto che la speranza matematica è quello che in media io penso di poter vincere o perdere, oppure se la media, la speranza matematica è zero, penso di, di fare un gioco equo in cui mediamente non vinco, non perdo, però se questo gioco, lo ripeto, un numero abbastanza elevato di volte, tendente all'infinito. Eh, facendo una cosa veloce, per esempio, te tiro testa o croce con un mio amico, lui mi dà un euro se esce testa, io gli do un euro se esce croce. Ripetiamo, questa, questo è un gioco speranza matematica zero, perché la probabilità di uscita testa o croce è un mezzo, quindi verrebbe un mezzo per uno meno un mezzo per uno e fa zero. Quindi cosa vuol dire? Questo non vuol dire che se gioco 10 volte con lui sic sicuramente vado in pareggio, ma se questa giocata la ripeto un numero elevato di volte, può essere 100, può essere 1000, può essere più sono e più sicuramente la mia vincita media è pari a zero. Se il gioco non fosse equo ma fosse a mio favore, magari lui mi dà 2 euro 2 per un mezzo farebbe 1 meno 1 per un mezzo che è quello che perdo se esce la cosa opposta quindi 1 eh, meno, me meno 0,5 viene 0,5 un gioco speranza matematica 0,5 a mio favore questo vorrebbe dire che ipoteticamente lo ripetiamo 100 200 volte io Vedo il mio gruzzoletto che ho finale, lo divido per le volte che ho giocato e scoprirei che in media ho guadagnato circa 0,5. 200 è un numero elevato di volte? No, non è, e la speranza matematica vi dice, un numero tendente all'infinito. Questo vuol dire che deve essere un numero abbastanza elevato. Più lo fate, più questo diventa una cosa matematica. Allora, eh, nelle nei giochi di, di sportivi ovvio la speranza matematica non la potete applicare per il semplice fatto che le partite, non è che la stessa partita su cui voi giocate, partita di calcio, di tennis, di basket, quello che volete, viene ripetuta tutte le settimane o più volte alla settimana nella stessa maniera. Però io ho fatto questa considerazione, ho detto mettiamo che col mio amico, appunto, sto tirando testa croce. A un certo punto, la mia moneta va a finire sotto un armadio, noi il gioco lo possiamo continuare senza interrompere la speranza matematica, sostituendo quella moneta con un'altra. Oppure, se proprio non, abbiamo, non avessimo monete, cosa potremmo fare? Che invece di tirare la moneta, a un certo punto, tiriamo il dado. E magari con, uh, con uh, questa, diciamo, questa uh, regola tra di noi, cioè, se esce un numero dispari è come se fosse testa, se esce un numero pari è come se, se fosse croce. Cioè poi testa o croce è sostituita dal pari o dispari. Abbiamo cambiato il modo di giocare, però mantenendo le stesse probabilità, la probabilità non, cioè, cambia l'oggetto, ma è sempre lo stesso gioco, questo è quello che voglio dire. Quindi potremmo ipotizzare di poter applicare la speranza matematica facendo, giocando sempre nella stessa maniera, cioè cercando il più possibile. Di giocare degli eventi che avvengano sempre con la stessa probabilità. Ok, che quindi è po come continuare a giocare con la stessa, con, con la stessa moneta, lo stesso testa e croce. Quindi, i casi sono due: che vi fissate delle scommesse di giocare, su, puntare su risultati che vi pagano poco e quindi hanno una probabilità alta di uscire, o viceversa. Ma non fluttuare una volta gioco eh, scommesse che mi pagano 1,5, altre volte 6, perché sarebbe proprio come cambiare il tipo di gioco poi nessuno vi vieta di giocare scommesse che sono da uno e poi magari scommesse che sono un po più difficili anche io parlo anche di multiple eh, perché poi il discorso ovviamente diventa complesso la maggioranza di chi mi sta seguendo probabilmente si fa le multiple io dico il valore totale della vostra multipla che da viene data dalla moltiplicazione delle varie quote magari vi viene non so, un 4,5, bene, giocate sempre alla stessa maniera, non una volta in una maniera, una volta in un'altra, perché se, no, se altrimenti, ovvio, lo potete fare, certo, però al, a questo punto non è più la strategia che vi sto per insegnare, che ho pensato giusta. Quindi questa è la prima cosa, è un po' come se voi al Monopoli a un certo punto giocate con dei dadi che perdete, vanno a finire sotto un tavolo che non riuscite a recuperare, giocate con degli altri dadi, avete cambiato l'oggetto con cui state facendo il vostro gioco, però giocate sempre nella stessa maniera. Quindi questa è la prima cosa che mi viene da dire. La seconda cosa, volevo ricordarvi... Una, un fatto che, di cui ne vi avevo già parlato, cioè chiaramente, se voi applicate la speranza matematica alle scommesse, ci andate sicuramente, cioè, se questo mio ragionamento fosse corretto, in ogni caso, voi continuando a giocare tante volte finireste per perdere perché le, la, le quotazioni eh, che vi dà la Snail, le quote. Non sono proprio inversamente proporzionali alla probabilità, cioè se una quota io ve l'ho spiegato dal punto di vista matematico è 1,50, io vi ho fatto vedere che la probabilità si calcola facendo 1 fratto 1,50, 1,50 è tre mezzi, quindi dovrebbe essere due terzi. Due terzi è uno 0,67 circa, puntini puntini, quindi tecnicamente vorrebbe dire che la probabilità che ha dato l'agenzia di scommesse è 0,6, ma non è vero. La probabilità reale che ha dato l'agenzia di scommesse sarà un filino meno, potrebbe essere questa è quasi 0,7, quindi è come se ci fosse in un'urna eh, di 10 palline ce ne fossero 7 rosse da dover estrarre, estrarre una pallina rossa tra le 7 che ci sono in un'urna dove ce ne sono 10. In realtà la probabilità che ha giudicato la vostra agenzia di scommesse è un filino meno. Perché? Perché è un filino meno se fosse il gioco equo con 0,6 questo verrebbe un po' di più ma siccome le quote devono essere inferiori se no il gioco sarebbe a sfavore o a, o a sfavore o equo per l'agenzia delle scommesse ecco perché è 1,50, ok? Quindi eh, se voi continuate con la strategia di giocare eh, senza capirci nulla di calcio, di basket, di tennis, seguendo anche quello che vi ho detto io, immaginando che sia giusto, alla fine della fiera ci giocate un euro, dieci euro e continuate a giocare così, giocate mille volte, alla fine, mh, alla fine di tutto vince l'agenzia delle scommesse. Quindi cosa vi devo dire? Quello che io posso dire è che siccome queste probabilità che ha dato l'agenzia delle scommesse sono probabilità eh, soggettive, non sono matematiche, nascono da eh, studi che eh, di volta in volta su ogni partita, su ogni torneo, su ogni partita di basket, probabilmente sono anche delle app, sono anche... Eh, io adesso non so bene come su funzionano le quotazioni, le probabilità che le agenzie danno, probabilmente calcolano direttamente, non fanno l'uno fratto, calcolano direttamente la quota, ma nascono soprattutto da delle cose soggettive. Se voi ritenete di essere abbastanza bravi su un Ferrari, su un determinato eh, su un determinato sport, evento, cioè voi vi ritenete abbastanza bravi abbastanza um, esperti di calcio tipo non so il non mi viene il, il nome di, di o oh, in questo momento non mi viene uno dei commentatori che mi piace tantissimo che secondo me è espertissimo di calcio era un giac... eh, lele adani ok siete un lele adani che sapete tutto conoscete tutto e secondo voi andate, avete anche del buon tempo a vedere quante sono le quotazioni? Voi dite, io voglio giocare su partite che sono quotate circa 1,50. Andate a cercare, voi fate appunto l'inverso: vuol dire che l'agenzia delle scommesse ha valutato quella probabilità circa 0,6, ma secondo voi la probabilità è un filino superiore. Secondo voi la vera probabilità di quell'evento non è perché siete esperti, perché siete bravi, perché sapete quelle cose. Secondo voi magari non è che occorre per forza essere dei grossi esperti, magari dite no, io di solito col, ga, col, eh, col, ba, col calcio io ci azzecco. Quindi voi trovate una che è varie partite che sono quotate 0,50. Dove la probabilità dell'agenzia del commesso è valutata secondo me circa 0,6, ma secondo voi, la probabilità secondo secondo voi non è 0,60, ma è un po' di più, magari 0,70. Voi gli date un grado più alto di fiducia rispetto a quella dell'agenzia di scommesse. Allora in quel momento voi tramutate un gioco che a vostro sfavore è a vostro favore, perché la vostra speranza matematica sarebbe quella. 1,50 cosa vuol dire? Che voi vincete 50 centesimi o 50 euro, va facciamo una probabilità che è 0,7 quindi 7 decimi ma ne perdete 1 con una probabilità che è di eh, 3 decimi quindi alla fine eh, ah no facciamo 10 10 perdete 10 voi giocate 10 e ne vincete 50 giusto oppure 1 e vincete 0,50 è la stessa cosa giocate un euro che perdete con una probabilità di tre decimi, vincete 0,50 oppure giocate 10 euro e ne vincete 50 con una probabilità di 7 decimi. Quindi alla fine 7 per 5,35 meno 30, e eh sì, che sa perché ho scritto, vabbè, meno 30, 7 per 5 35 diviso 10. Questo qui farebbe 320 diviso 10. Voi state giocando con una speranza matematica di 32 euro. Se voi continuate a giocare così, vorrebbe dire che su un numero alto di giocate, mediamente siete pronti a vincere 32 euro. Però mh, se sono vere queste due premesse, uno, quello di trovare sempre a giocare. In una situazione, se non è proprio questa, è una situazione vicina. Magari trovate una quota che invece di essere 1,50, magari 1,60, quindi la probabilità dell'agenzia di scommesse, se la quota è più alta, vuol dire che la probabilità per loro era un filino più bassa, ma per voi la probabilità è più alta. Se voi, mh, voi dovete fare questo, questo calcolo, ricordatevi che la probabilità... È sempre uno inverso la quota e voi provate a vedere a valutare quel, voi fate la quota uno fratto la quota, fate un almeno che l'agenzia delle scommesse l'ha valutata uno 0,05 in meno, in realtà per darvi quella cifra lì. Se voi invece valutate che rispetto a questo calcolo è uguale o un pochettino superiore, allora giocate decidete di giocare per quelle quotate così, che quindi vuol dire sono eventi abbastanza, tutto simmato, con rischio abbastanza basso, continuate a giocare in quella maniera o fatevi anche delle multiple, nel senso multiple, magari associate tre um, eventi che sono tutti quotati così, quindi 1,50 per 1,50 per 1,50, quello che viene ovviamente la probabilità. Per loro sarebbe 06 eh, per 06, ma per voi è un pochino più alta perché non sono 06 ma sono 07 per 07 per 07. Voi state giocando tramutando un gioco che idealmente era fatto a vostro sfavore, lo state facendo a vostro favore. Potete anche fare multiple dove giocate sempre nella stessa maniera due quote alte, una bassa, ma con un totale che si almeno si assomiglia sempre, ma per voi, secondo quello che è il vostro studio e le vostre conoscenze, le singole probabilità rispetto a quelle eh, proposte dalle agenzie di scommesse per voi sono un pochino più alte. E eh, lo so che non tutti possono quindi permettersi un gioco del genere per il semplice fatto che eh, sì, sì, mh, cioè bisognerebbe essere appunto esperti di un certo sport. Però se per esempio siete come me che seguite il calcio, io non sarò l'eleadani Leadani, però a volte vedo anch'io delle quotazioni e dico: Oh la madonna, come la quotata la quotata alta quindi vuol dire che ha dato una probabilità più bassa a quell'evento. Secondo me è un po' di più. Ok. Potete seguire degli streamer, per esempio ci sono degli streamer che vi danno suggerimenti, vi dicono guardate che quella partita all'agenzia XY è data così, secondo me è conveniente giocarla. Comunque continuando a ripetere questo tipo di gioco, ok? Altra cosa, questa vi sembrerà molto ovvia, lo so che questa cosa che vi sto per dire sembrerà molto ovvia, ma eh, ci tengo a dirla. Allora, eh, io vi dico che secondo me, ma chiaro, questo dite scopre l'acqua calda, se voi decidete di giocare su quote basse, giocate, fate un gioco, eh, puntate, puntate, alto. Cioè, se potete, eh, se potete permetterlo, cioè su quote basse, 1,50, magari continuate a giocare 10 euro, per dire. Su quote ovviamente alte, puntate basso. Allora, non perché questo, dal punto di vista matematico, non cambia niente. Allora, se il gioco è a mio favore, io, l'esempio di prima, io gioco 10. Perdo 10 eh, con una probabilità che è, eh, è 0,3. Vinco 50. Ok, con ah, forse prima, però, ho sbagliato. Eh, perché se punto 10, eh, se punto 10, vinco 5 non vinco 50 era un po' esagerato quello che avevo fatto eh? allora no facciamo che appunto vinco 50 ma devo aver puntato 100 quindi qui viene 300 si sì, era un po' esagerato quello che avevo fatto quindi la differenza perché 7 per 5 è 35 0 350 quindi vinco mediamente 5 euro a botta ok quindi boh Dopo 100 volte che ho giocato mi sono vinta 500 euro, ok? Eh, Era un po', se vinco 1,50 vuol dire che devo moltiplicare per 1,50 quello che ho fatto, quindi eh, se ho giocato 100 per 1,50 viene a 150, 100 li ho giocati, 50 li ho, li ho guadagnati, ok? Scusate l'errore. Quindi se punto 100 vinco 50 con una probabilità di 0,7, ok? Allora, la mia speranza matematica è quella che vi ho detto prima: 50 per 7 decimi meno quello che ho giocato. Quello che vado a perdere: 100 per 3 decimi. Ho fatto prima il conto: no? 7 per 5 è 35. 350 meno 300 fa 50. 50 decimi è 5. Ok, se invece di gioca eh, giocarne 100 ne giocassi 1000. Ovviamente vincerei 500, il conto di prima mi darebbe 50. È chiaro che più giocate, più giocate meglio è, ma qui sia quando le quote sono basse, sia quando le quote sono alte. Una quota alta cosa vuol dire? Una quota alta potrebbe essere una quota di non so, 10? 10, 10 cosa vuol dire? Che la probabilità che l'agenzia di scommesse ha valutato è di 1 fratto 1, la probabilità è 1 fratto 10, cioè di 0,1, quindi una probabilità molto bassa che si avveri questo evento, cioè con una probabilità di 0,1, che loro hanno valutato ancora meno, a dir la verità. Quindi, secondo, se, secondo noi quell'evento invece di essere 0,1 per noi gli diamo qualche chance in più, è uno 0,2. Cosa vuol dire? Allora, se quotata 10, cosa vuol dire? Che secondo noi giocando un euro lo perdiamo con una probabilità dello 0,8. Vinceremmo se abbiamo giocato un euro, ne vinciamo 9. Ok. Eh, con una probabilità dello 0,2 quindi verrebbe 9 per due decimi che è quello che vinco meno 1 per 8 decimi e quindi le cose vanno sempre a nostro favore perché diventerebbe 9 per 2 18 18 meno 8 fa 10 10 fratto 10 noi vinciamo in media un euro. È ovvio che anche in questo caso se invece di giocare un euro. Vincendone 9, ne giocassi 100, ne vincerei 90. Questo diventa un 90, questo diventa un 100. Eh, eh, diventa tutto moltiplicato per, eh, io ho detto 1 eh, per due, eh, due zeri in più. Questo diventa 180. Mh, no va, eh, allora su 100 ne vinco 90, giusto? Perché su 100 ne vinco, no, su 100 ne vinco 900, scusate sono due zeri in più perché se quotata 10 io ho giocato 100 vinco 1000 ma è meno i 900 che ho dato ne vinco 900 1008 meno 8 sono 1000 1000 fratto 10 vinco in media 100 euro a botta il problema che cos'è il problema di rischio allora se io gioco su, decidessi di giocare su cose quotate alte Ovvio che ho l'alto rischio di perdere anche subito. E se io non ho soldi, gioco 100 euro la prima volta, perdo subito, poi magari mi va di fortuna che faccio una giocata stranissima di una cosa puntata a 10 e tac, succede il, il famoso miracolo per il quale eh, avviene la cosa che era quotata a 10, ma beh ho giocato 100, mi porto a casa subito 900 euro. Ma il rischio è alto, il rischio è che per allora per la speranza matematica è così, io furia di giocare partite quotate alte, dai e dai e dai, dai, perdo, 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 poi ci sarà la volta che vinco e quando vinco se spalmo il mio guadagno su tutte le volte che ho giocato, devo pensare di aver mediamente guadagnato 100 euro a volta. Però devo mettere in conto che prima che arrivi il risultato di vincere devo averta tanta, tanta, tan sganciato, tante volte i miei 100 euro. E I giocatori di Texas Poker, per esempio, sono persone che hanno dietro una disponibilità finanziaria abbastanza alta. Rischiano, 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 sanno che la legge dei grandi numeri prima o poi andrà a loro favore, però sono anche disponibili, disposti a perdere, perdere, perdere e continuare a giocare. Quindi ecco perché vi dico, se giocate, un, decidete di giocare eventi con eh, quotazioni molto alte, quindi probabilità molto basse, io vi consiglio è di giocare poco, perché dovete mettere in preventivo che può essere... La probabilità è sempre la stessa e eh? non è che cambia. Può essere che vincete subito, può essere che vincete dopo, dopo, tante, 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 tante volte. Ma se succede questo vuol dire che prima di azzeccare avete perso, 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 perso. La legge della speranza matematica vi dice che in quel gioco, se voi giocate in quella maniera, avete la speranza di guadagnare in, me in media quella cifra. Però in media, quindi in media, cosa vuol dire? Che dovete essere pronti a, a perdere un sacco di volte. Quindi, meglio perdere poco, poco, poco. E eh, boh, accontentarsi, poi dipende. Uno è miliardario e continua a giocare e nella stessa maniera, se ne frega 100 euro ogni settimana prima o poi succederà. È vero, questo succede. Se invece voi giocate eh, su quotazioni molto basse, che hanno una probabilità più alta di, di capitare. Vincerete poco la volta, anche se perdete qualche volta non è un dramma, però in media ovviamente avete una speranza matematica sempre a vostro favore. Eh, ovviamente tutto questo è teorico, e eh, quindi non vi sto vi invitando davvero a fare così. Ovviamente, co cos'è la man maniera migliore di giocare alle scommesse? Giocare per divertimento. Tutte le settimane, magari ci gioco due euro, se mi va bene, bene, tanto mi sono divertita a mettere giù dei risultati. Ma se lo volete fare in una maniera più scientifica, questo, questo mio suggerimento potrebbe essere quello che vi fa avvicinare un gioco che non, non è a speranza matematica, perché non è il lancio dei dadi che continua sempre nella stessa maniera però lo potrebbe far diventare. Quindi, riassumendo, innanzitutto dovete giocare per qualcosa in cui vi sentite un pochino esperti. Seconda cosa, tenete un target. Io gioco per le quotazioni boh, 1,52. Tenete conto che il, la quotazione 2 vuol dire 1 fratto 2 è un mezzo. Vuol dire che l'agenzia delle scommesse l'ha valutata un filino meno della metà, un filino meno di testa croce. Quindi giocate per qualcosa in cui voi invece gli date una speranza, in una probabilità leggermente superiore, perché così aggirate il, il fatto che l'agenzia la, scommesse dà quotazioni che, tali per cui la speranza matematica è a loro favore ma se voi, per voi la probabilità è, legger, è leggermente di più, vuol dire che aggirate questo ostacolo, vuol dire che quella quotazione per voi è a vostro vantaggio. Continuate a giocare quindi i giochi nella stessa maniera, perché sarebbe un po' come continuare a fare testo croce, testo croce, testo croce. E altra cosa, vabbè, questa è una cosa logica, se decidete di continuare a rischiare a giocare su quotazioni... Molto alte o alte, cioè cose oltre il, 5. oltre il 5, perché il 5 vorrebbe dire che se una co cosa è quotata 5 vuol dire che la probabilità è di un quinto, un quinto è uno 0,20, quindi è già e, e, e l'agenzia delle scommesse l'ha valutata ancora meno, quindi è già una probabilità molto bassa che succeda. Quindi voi scegliete di giocare cose quotate più di 5, e mettete in gioco che magari siete fortunati, la azzeccate subito, ma ad ora di azzeccarla devono eh, passare diverse, diverse volte. E quindi per cui giocate poco, accontentatevi di una speranza. Certo che se giocate mille la speranza matematica ve l'ho fatta vedere è alta però vuol dire che ogni volta dovete giocare mille 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 e prima o poi i soldi finiscono non riuscite a realizzare la speranza matematica perché non avete più soldi potete alzare un pochino il vostro rischio se giocate per cose quotate basse ok ovviamente per realizzare tutto questo bisogna avere pazienza e cioè se voi giocate una, una volta a settimana o fate una scommessa a settimana chiaramente prima che si realizzi la, la legge dei grandi numeri dovete immaginare di giocare anni dopo tanti anni potete dire il mio bilancio è positivo altrimenti potreste fare più scommesse durante la settimana e allora va bene allora magari queste si sommano oppure la domenica piazzare 3-4 scommesse a furia di dai e dai nel giro di un anno, magari avete giocato talmente tante volte che la speranza matematica, se ovviamente i vostri conti sono giusti e se veramente siete dei piccoli leleadani. Ok, vi saluto, like al mio canale e spero che vi sia stata un po' utile a, in queste mie in, ipotesi che mi sono fatta.